Bayer ce l'ha fatta. Lunedì sera in casa ha battuto Milano con un punteggio finale di 88-82, fermando di fatto la corsa avversaria. Una partita equilibrata che per tre tempi ha visto le due formazioni rispondersi colpo su colpo con gli ospiti capaci di rispondere prontamente al primo tentativo di allungo oro-granata. Squadra ha meritato la vittoria, avendo per maggior parte vantaggio, addirittura dal decimo in poi vinto tre quarti, che conferma che la vittoria è stata meritata. A decidere l'incontro un André Schmidt indemoniato, salito di giri nel quarto e decisivo periodo quando ha mandato a bersaglio una raffica di canestri incredibili che hanno poi costretto la formazione di Banchi ad alzare bandiera bianca. Bene anche Luca Vitali. Complimenti ai miei giocatori che hanno creduto, hanno lavorato bene questa settimana, certamente è merito loro e non posso altro che sperare che quotidianamente lavoreranno come l'hanno fatto in questa settimana. Ho cercato soltanto di pensare a domani, cercando di dare i concetti difensivi che stasera si sono visti sia nel bene che quando non li abbiamo eseguiti nel male. Una bella partita che però non ha cancellato la figura di Mazzon tra i tifosi che in apertura del secondo quarto l'hanno omaggiato con uno striscione come doveroso ringraziamento per i 4 anni trascorsi in Laguna, dimostrandogli di essere rimasto nei loro cuori.